chiaro, solo una professionista. So come si maneggiano gli uomini. Bene. Ho solo un dubbio. Non lo sarebbe più facile che mi spogliassi subito? No, 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 no. Tu all'inizio devi solo fargli credere che ti spoglierai, eh? Altro che un po'. Gira. Benissimo, fantastico. È proprio vero che gli uomini vanno presi per la gola. Beh, io di solito preferisco prendermi. Sì, sì, va bene, ho capito. Senti, Vanessa, tu saresti la mia esca, capito? Un'esca. Il mio asso nella manica, ecco. Perché il mio figlio Leo, per quanto riguarda l'argomento casa, è come una città inespugnabile, non c'è niente da fare. Ma tu entrerai con inganno in questa città e quando lui scoprirà la verità, non ci sarà più niente da fare. Insomma, tu sei come il mio cavallo di Troia. Cosa? Sorpresa, eh? Cercavo la casa per te. Se tu avessi preso quell'appartamentino che ti avevo trovato, a quest'ora sareste vicini di casa, eh? Curiosa coincidenza. È un piacere, scusa l'abbigliamento, eh? Tranquillo, ci sono qua. In che senso? Perché lavora in un solarium. Ah. Tu sei Leo, vero? Già. Peccato non averti come vicino. Beh, in effetti. Però un po' hai fatto bene. Quello è un palazzo senza privacy. Nell'appartamento a fianco si sente tutto. Le camere da letto sono attive. Le finestre senza tende. E dietro ad uno specchio c'è anche un buco da dove si vede dentro la nostra doccia. Beh, ma non si vede proprio tanto, no? No, si vede tutto. Proprio tutto. A proposito, io organizzo spesso dei festini con 3 mie amiche, 4 mie amiche hostess. Ma se a te non piace la musica alta, i festini, i cocktail, le ragazze danesi, fai proprio bene a rimanere con mamma. Ma io vado via. Forse per lei mi vorrebbe sempre a casetta. Ma vado a cambiarmi e arrivo subito. Le questioni condominiali vanno affrontate immediatamente. Lei, oh caro. Brava Vanessa, dammi 5. E vai. Chi è grande questo buco nella doccia? Non lo so. Perché pensavo che si potrebbe ampliare, no? Certo. E poi non capisco perché in Italia solo giovedì la serata nudista. Beh, sono uomini terroristi. Facciamo una riunione straordinaria di condominio. Vanessa. Che ci fai qui? Mi ha scambiato per un altro. Sono io, Franco, non mi riconosci? No, non frequento questi. Ma come, non ti ricordi, quando lavoravi al Mocambo? Non dammi lettere. E te perché dovete smettere questo? Andiamo, dai, Leo. Perché lo fa di mestiere. Che mestiere? Leo lavora al Mocambo e non fa la guardaroviera. No. Ma dai, neanche. Ma che sei una puttana? Esco, prego. È delle migliori. Delle migliori? Se la capo, ecco. Franco, tappati la bocca. Ma non è vero che lo conosci? Sì, lo conosco. Ed è uno di quelli che trattano sul pezzo. Io. Ma mitico! Sono vicino di casa di un escort! Ma non è che stai cercando di fregarmi, per caso? Ma non sei cretino. Io non abito dove credi tu. Mi ha ingaggiato tua madre per farti andare via di casa. Posso crederci. Che situazione assurda. Dillo a me, quell'idiota mi ha fatto perdere 300 euro. Ciao. Aspetta un attimo, mi è venuta un'idea. Leo, non voglio più saperne niente. Ti offro il doppio di mia madre. Dimmi tutto. Buongiorno. Sì. E tu? Che cavolo ci fai qui? Leo. Mamma, siamo felici di comunicarti che tra me e Vanessa è scoppiato l'amore. È scoppiato che cosa? E abbiamo deciso di vivere insieme. Qui? Che senso ha spendere in un affitto quando c'è questa casa? No, 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 qui a casa mia, no, no.